trasparenza e ritmate cronie. Aperta fino al 2 luglio prossimo presso la prestigiosa sede di Casa Cima Conegliano, la personale di Roberto Piaia, un artista che dimostra di conoscere a fondo i segreti della pittura e di saperli piegare a una volontà resa immediata, che padroneggia la materia cromatica disponendo sapientemente luci e colori. Infrange regole vecchie e nuove, riformando il ritratto. Con la cattura dell'istante, sic et nunc, entra in gioco il dinamismo, in una ineguagliabile verve dell'istante. È una mostra molto particolare perché la sua è un'arte particolare. Sì, è particolarissima, diciamo che è una linea un po' diversa dal normale e quindi ha tre correnti pittoriche, di cui l'astratto, il surreale e il figurativo, e io ho cercato un po' di assemblarle tutte e tre creando questa forma molto originale, diciamo, no? E quindi le opere che voi vedete portano questo modo mio di dipingere e da adesso in poi saranno sempre più varie e sempre più diverse, anche se la corrente sarà sempre quella. Come è arrivato a questa sintesi? Ma nel 99 all'inizio io facevo una prevalenza di figurativo, cioè un iperrealismo delle trasparenze, cioè i classici praticamente, partendo dal 500 e gli studi fino all'arte contemporanea che noi viviamo adesso. Poi non so come, una sera mi sono svegliato, si può dire così, dopo tanti studi ho iniziato un altro percorso, un percorso del colore, la luce, il colore vero. E diciamo che da lì, dal 99, sono usciti i primi prototipi fino al 2006 da creare proprio questo mio modo, questo mio mondo di luce e colore. Roberto Piaia sguaina pennellate e strapazza bagliori, un unicum da indagare in sé per sé, un motto sempre in scena, brillante, che anima, inquieta, ipnotizza, fissando l'attimo. È un narratore, vuole narrare qualche cosa attraverso la sua pittura e inserire in queste narrazioni i personaggi anche che gli stanno intorno, quindi persone con le quali ha confidenza, gli amici, eccetera, le amiche. Poi un altro carattere è appunto quello dell'eros, che emerge evidente in alcuni ritratti femminili, e ancora poi il modo di trattare il colore, cioè non è soltanto la rappresentazione ma è un intervento sulla rappresentazione attraverso questa scomposizione cromatica che penetra nelle atmosfere, le trasforma, le modifica dal punto di vista emotivo soprattutto. Qua e là Roberto Piaia assottiglia la pasta pittorica e accentua la linearità, rielabora in originalissima sintesi i valori tradizionali della pittura. L'opera di Piaia possiede valenza allegorica, espressa attraverso un accurato segno figurativo, evitando ogni chiassoso e facile clamore. È un po' un'emozione complessa che però trova proprio nella scomposizione cromatica e nel modo di rappresentare una sua verità. Poi è anche molto tentato dall'iperrealismo, specialmente nel gioco delle trasparenze dei vetri, bicchieri, coppe, vasi, che mette vicino un po' come fanno recentemente, come hanno fatto recentemente i foto iperrealisti americani, che partono dalla fotografia per battere la fotografia, per essere più bravi ancora, e quindi fanno vetrine, per esempio, con tanti vetri dentro o plastiche che hanno quella luminescenza particolare che riescono a rendere in pittura. La cosa strana è che proprio questo tipo di strana, che fa parte della cultura di oggi, questo tipo di pittura si diffonde tanto in Cina quanto negli Stati Uniti. Quindi c'è un rapporto con la realtà e con la capacità di intervenire e di trasformare la realtà che è nel bisogno culturale di oggi.